Benvenuti nella cucina di Casa Paturzo. Quest'oggi vi presento un menù un po' particolare, facendo un viaggio nei paesi del Sol Levante. Andiamo a preparare il nostro sushi in maniera semplice, in modo che tutti voi potete farlo a casa. Ci servirà del riso per sushi, che guardate, è un riso un po' particolare perché ha dei chicchi più piccoli, ma lo trovate facilmente al supermercato, dell'acqua, zucchero, sale e aceto di riso. Per il mio ripieno sono andata sul classico, quindi ho scelto avocado e salmone. Per quanto riguarda il pesce, mi raccomando, scegliete sempre pesce che sia decongelato, che quindi può essere mangiato crudo. Per arrotolare poi il sushi ci servirà l'alga nori. La prima cosa da fare è quella di sciacquare più e più volte il riso, perché dovrà scaricare tutto l'amido. Dobbiamo farlo circa 3, 4, 5 volte, fino a quando l'acqua non uscirà chiara. Il riso è pronto, quindi andiamo a cuocerlo in un wok. Aggiungiamo l'acqua e portiamo a bollore a fiamma alta. Quando l'acqua bolle, abbassate un po' la fiamma e tenete la media per 5 minuti. Dopodiché abbassate ancora un altro po' la fiamma e lasciate cuocere per altri 10 minuti. Nel frattempo che va il riso, andiamo a mischiare gli ingredienti che poi ci serviranno per condire e girare il riso, che sono lo zucchero, il sale e l'aceto di riso. Qualora non doveste trovare l'aceto di riso, potete sostituirlo anche con l'aceto di mele, ovviamente mettendone giusto un pochino di meno, perché un attimino più forte. Il riso è cotto, ora andiamo a condire. Ho preso una ciotola e ci ho messo dell'acqua ghiacciata ed ora andiamo a mettervi all'interno la ciotola dell'acqua del riso. Bisognerebbe farlo in un recipiente di legno, ma non ce l'abbiamo. Andiamo a condire il riso con il preparato che abbiamo fatto prima. E giriamo. E lasciamo raffreddare un altro pochino. Siamo pronti per andare a comporre i nostri uramaki. Ci servirà un tappetino da sushi, che è molto facile da trovare in giro, che dobbiamo poi ricoprire con della pellicola trasparente in questo modo. Ora prendiamo un foglio di alga nori, la mettiamo qui al centro, ci bagniamo le mani in acqua e aceto per fare in modo che non attacchi alle mani il riso. Ne prendiamo un bel pugnetto e lo poniamo al centro dell'alga, andandolo a distribuire bene su tutta la superficie. Guardate, bello preciso il riso sulla nostra alga. Ora lo andiamo a girare. E mettiamo al centro il nostro ripieno. Ora con calma lo andiamo a rotolare. Stringendolo bene in questo modo con le mani.
Il nostro rotolo è pronto, lo trasferisco in un piatto, così lo taglio e poi lo vado ad impiattare e decorare. Non fate pressione con il coltello, ce ne vorrà uno che sia abbastanza affilato. Ed è con grande soddisfazione che vi presento i miei uramaki, accompagnati con il wasabi, che è la salsa piccante tipica giapponese, e poi c'è la salsa di soia, devo andarle ad intingere. Se non vi dovesse piacere il salmone crudo, potete anche utilizzare quello affumicato, o altrimenti potete utilizzare altri pesci come il tonno, sia quello crudo che quello già cotto. Per realizzare il sushi in casa avete bisogno di 500 g di riso per sushi, 650 ml d'acqua, 80 ml di aceto di riso o di mele, 40 g di zucchero, 7 g di sale, alga nori, 350 g di salmone abbattuto e un avocado.